che loro capiscano che da liberi devono tirare, che devono essere in equilibrio, che la tecnica si allena e che devono dedicare a questo fondamentale del tempo in più. Ok? E l'altro aspetto è che devono tirare da liberi. Da liberi si tira, non devono rinunciare. Quindi non va bene rinunciare, ma non va bene neanche tirare ogni pallone che mi arrivi in mano senza far niente per migliorare se non faccio canestro. Non va bene neanche quello. Ok? È chiara questa cosa, è molto sottile. Non va bene non tirare, ma non va bene tirare, sbagliare e non fare niente per migliorare. Attenzione, perché questi casi ci sono e non vengono seguiti i giocatori. Ci sono giocatori che non fanno canestro, ma non vengono incentivati a trovare spazio per fare qualcosa in più. Ci sono giocatori invece che non tirano e non vengono incentivati a lavorare sui fondamentali, a tirare. Ok? Quindi nella semplicità troviamo la soluzione. Ci sono domande fino adesso su questi aspetti? Bene. Ok, quindi la seggiola. Ce ne sono? Perfetto. Che tipo di arresto facciamo quando tiro da tre punti? Io sono favorevole all'arresto a due tempi, sinistro-destro. Se io allenassi adesso i giovani, allenerei l'arresto sinistro-destro come prioritario, perché è quello che mi permette di essere in equilibrio. Ok? Significa il pallone, stai dentro con le gambe, come abbiamo visto prima, vai. Significa usare sempre, essere pronti, usare un passetto col destro per tirare. Non stare lontano, sì. Tre. Vai. Boom. Spingendo con le gambe in maniera armonica. Ok. Vai. Giù. Ok. Se io allenassi le giovanili, passaggio da là, vai là con la palla, vai la stessa cosa, perfetto. Userei sui passaggi perimetrali sempre l'arresto a due tempi, sinistro-destro. Oh, se la palla arriva da questa parte, ok, io se allenassi insegnerei la stessa cosa, questo sempre sinistro-destro. So che in Italia l'abitudine è insegnare l'arresto interno-esterno, quindi probabilmente molti insegnano questo. Perfetto. Io, se voglio dare fiducia e incentivare un giocatore che acquisisca abitudini precise, insegno sempre sinistro-destro. Ok? Ma non è sbagliato allenare interno-esterno, quindi se ricevo la palla da qua fare sinistro-destro, cioè la sinistra, fare destro-sinistro, perfetto. Ok? Io alleno sempre sinistro-destro, palla lì, vai sempre con sinistro-destro, vai a destra, perfetto. Proprio perché l'obiettivo è trovare il proprio equilibrio sempre con sinistro-destro, col sinistro che è fermo e il destro che va a caccia del giusto allineamento per poter tirare. Ok, bene. Questa cosa qua per la prima. Mi sono convinto di questo per due motivi. Il primo, perché i giocatori di scuola americana lo fanno in maniera naturale e hanno delle certezze sul tiro. Il secondo, perché è una metodologia utilizzata negli Stati Uniti, in particolare Bobby Knight allenava il tiro in questo modo. Cosa c'è dietro? Che il migliore equilibrio ce l'hai col piede sinistro, per i destri, col piede sinistro hai il migliore equilibrio. È per questo che, non abituati alle infrazioni di alle regole dei passi, i giocatori americani che arrivano qui fanno spesso infrazione, perché non conoscono la diretta, hanno spesso il perno sinistro, e la infrazione di passi più vista sui campi è l'incrocio a destra, perché non utilizzo la partenza diretta. Okay. Ma in situazioni statiche avere il perno sinistro è quello che ti permette di avere il migliore equilibrio.
ma ci sono giocatori allenati fin da piccoli a usare interno e esterno efficacissimi. Ok? Domanda? Hai risposto, perché chiedevo se era mancino eventualmente. Se... è contrario. Il mancino invece ha sempre il perno destro. Se ti ricordi, i giocatori mancini hanno sempre questo tipo di postura. Ok, sempre col destro perno e sinistro che si muove. Ok, attenzione però. Bene. L'alternativa a questo arresto a due tempi è l'arresto a un tempo. L'arresto a un tempo, sempre per tirare da tre punti, che può essere insegnato, appunto, l'arresto a un tempo che possiamo insegnare, va insegnato però esclusivamente, dal mio punto di vista, quando ricevo un passaggio da dentro a fuori. Ok. Possono essere giocatori che sugli scarichi amano fare un arresto a un tempo. A un tempo vuol dire battere i piedi insieme, gli avampiedi insieme, ok? Boom, reattivi. Ci sono giocatori che si trovano bene con l'arresto a un tempo e allenatori che insegnano l'arresto a un tempo. Ma attenzione, l'arresto a un tempo sugli scarichi si può utilizzare se la palla da dentro arriva fuori. È molto più complicato insegnarlo sui passaggi perimetrali. Ok, io posso costruirmi un tiro perché mi arriva un passaggio perimetrale o un passaggio da dentro a fuori. Un passaggio da dentro a fuori, la resta un tempo ci può stare. Vediamo. Questo è il tempo. Fa un tempo, batti i piedi a un tempo. Ok, questo, vai. Vai, giù, 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 gambe cariche, pum, questo, bravo. Vai, gambe cariche, cariche. Battere a un tempo. Ok, stop. Ci sono giocatori che si trovano meglio con la resta del tempo e sono anche più rapidi. Ok? Dipende dalle qualità dei piedi e dalla qualità della catena cinetica, da quanto sono coordinati gambe e braccia. Questo l'ho scoprito osservandoli. Per esempio, Michele è portato nel fare la resta del tempo. Mi sembra un ragazzo che potrebbe utilizzarlo bene, perché ha piedi rapidi, è un buon equilibrio, è giù, giù, vai, con battere rapidi, ok, giù, proprio, ok, la resta un tempo, è proprio una roba come una pallina magica, la pallina magica appena tocca per terra schizza su, quando uno fa, se vedete uno slavo, chi si ricorda qualche, tanti anni fa c'era Arian Komate, che usava benissimo la resta un tempo, giocava a Varese. Ok, chi usa la resta un tempo, proprio batte, boom, e ha già tirato. Ok? Boom, e tira. Come una pallina magica i piedi. Sugli avampiedi, quando fai la resta un tempo, non usi mai il tallone. Proprio batte, tum. Ok? Però è logico che il presupposto è che tu stai già fronteggiando il canestro. Quindi io fronteggio il canestro e mi arriva un pallone e faccio la resta un tempo. Non posso fare la resta un tempo se mi arriva un passaggio da lì, perché ho comunque il corpo rivolto in quella direzione, userò un arresto ad un movimento a due tempi che io preferisco insegnare sinistro o destro. Ok? Quindi voi nel vostro bagaglio dovete tenere presente che ci sono giocatori che sugli scarichi usano l'arresto a un tempo. Ok? Così come i movimenti per unire aiuto, per esempio sei lì, qui, ok, ma che è l'ultimo dei problemi dal mio punto di vista, perché è la cosa più facile da insegnare, spostarsi sulle penetrazioni. Penetra sul centro, no? Penetra sul centro. Oh. Oh. Questo è un concetto semplice da insegnare e poi si collega al tipo di arresto. Sono pronto e sulla ricezione o userò l'arresto a due tempi o l'arresto a un tempo, in base alla mia filosofia di insegnamento. Ok, penetra, vai, boom, ok, stanno facendo situazioni dove la palla da dentro va fuori, quindi da dentro a fuori, l'arresta un tempo, ha una sua logica, vai, ok, perfetto, così come ha una sua logica, l'arresta due tempi, ma è la stessa cosa, facendo la destra e sinistra. Indietro, però il movimento è un movimento rapido, mentre c'è la penetrazione, ti sposti rapidamente, ti fai trovare pronto, ok? Vai, che non sai se mi te la darà, però ti sposti correndo sul campo con le gambe cariche. Vai, 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 v
Bene. L'arresto a due tempi, sinistro-destro, è diverso da quello a un tempo. Se quello a un tempo è avampiedi per battere, l'arresto a due tempi è tacco punta col primo piede, ok? Quindi ho un arresto che parte più dalla parte, diciamo, dal tallone, pianta, avampiede, e il secondo, quando riporto per trovare il mio equilibrio, è sull'avampiede, ok? Quindi è sempre l'arresto a due tempi, tacco, punta, punta, tacco, punta, punta, ok? Gambe cariche, tacco, punta, punta. Domande su questi aspetti? Ok, quindi per darvi un esempio concreto, quando allenavo le giovanili come responsabile alla Fortitudo e poi a Montecatini, quello che facevo era che in tutte le situazioni, dentro o fuori, vai lì, nelle situazioni dentro o fuori, poteva scegliere l'atleta se usare la resta un tempo o due tempi. Vai, fai un tempo, ok? Questo è adesso, vai, fai un tempo. Oh, ero già giocatori evoluti, categoria juniore, se cadete. Vai. Ok, quindi resta un tempo, gli avanti. Oppure due tempi. Ok, benissimo. Viceversa, in tutte le situazioni dove la palla arriva dal perimetro, quindi se arriva dal perimetro, io sono pronto col corpo, almeno tre quarti del corpo rivolti verso la palla, ecco che l'arresto a due tempi era l'arresto più indicato, sinistro-destro. Vai, pronto a ricevere uno scarico. Oh, perfetto. Vai dalla parte, passata. Andiamo qui. Ok, lui è abituato a far destro-sinistro in queste situazioni. Vai là. Ok, alleniamo sempre sinistro-destro. Ok, sinistro. Bene, però lì è questione di convinzioni, ognuno, l'importante è fare una cosa fatta bene. Ok, questo sulla tecnica di tiro. Sulle partenze, che cosa dobbiamo insegnare sulle partenze? Cose molto semplici, ci sono due situazioni di uno contro uno dinamico da insegnare. La partenza incrociata a sinistra, la partenza incrociata a destra. Dinamiche, ok? E si insegnano con la difesa in recupero. Vediamo un attimo qua. Oh. Bene, tu sei pronto per tirare? Sei pronto? Ok. Lui aiuta l'attaccante, quindi diventa un giocatore, ma vogliamo che lo faccia come se fosse un allenatore. Hai tre possibilità. Puoi passare la palla e stare, allora tu dovrai tirare. Ok. Oppure, mentre passi la palla, vai a chiudere un lato, per esempio il lato sinistro, e tu, se ti corre incontro, incroci a destra. Ok? Vedi? Ok, fai la prima opzione. Ti passi la palla e ti lo battete. Lo battete, lo fai tirare. Battentare vuol dire che lo fai tirare. Vai. Ok, perfetto. Bene. Secondo è questo, che vai, sei pronto per tirare, però devi vedere me, non fargli cosa a memoria, non preparare il tiro se lui ti viene addosso, ok? Sei giù, sei pronto per te. Però io faccio così, vai, tu me la fai. Boom. Ok, perfetto. Vai, vieni. Sei già dopo le gambe. Ok, quando vai chiudi completamente una palla. Vai. E adesso tu puoi fare un palleggio a destra tiro, non mi interessa, in pratica che penetri forte, poi vai. No. Vedete quanto è importante insegnare bene come si fa? E qui con le gambe cariche.